Servizio di integrazione scolastica coordinato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, promosso a pieni voti da genitori o tutori di figli con disabilità. E quanto comunica a fine anno proprio il Libero Consorzio, che rende noto adesso l'esito del questionario somministrato a tutti i 197 genitori che si sono avvalsi di tale servizio per i propri figli. L'esito delle risposte è dettagliato ed è consultabile online. Nelle considerazioni finali è spiegato che la rilevazione ha evidenziato complessivamente un buon grado di soddisfazione per i servizi di assistenza forniti dall'ente anche attraverso le cooperative o gli enti che li hanno svolti. L'esito è stato ottimo per l'82,16% degli intervistati, buono per il 15,38%, sufficiente per l'1,6% e solo una persona ha espresso un giudizio negativo. Il documento, a cura del settore politiche e sociali dell'ente, è stato rivolto ai genitori degli studenti disabili che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, agli operatori delle cooperative, agli insegnanti di sostegno, ai docenti, ai dirigenti e ai collaboratori scolastici. Sono stati 197 in totale gli studenti assistiti con i servizi di assistenza e trasporto svolti da 5 cooperative o enti gestori. Sono stati 177 invece gli alunni con disabilità psicofisica grave supportati con assistenza specialistica nel periodo settembre 2020-giugno 2021. Il trasporto scolastico è stato svolto per 151 studenti disabili. Assicurato infine a 144 studenti con disabilità psicofisica il servizio di assistenza all'autonomia per 18 ore settimanali a studente. In relazione alle necessità legate alla situazione pandemica, il servizio si è adattato alle necessità dello studente, prevedendo l'intervento dell'operatore anche a domicilio, quando i genitori per prudenza hanno preferito tenere i figli disabili a casa. Tra i servizi svolti, anche quelli di assistenza agli studenti con disabilità visiva e uditiva.